quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. Ha quasi 40 anni, ma la maglietta fina regge ancora e si fa in quattro per tornare sotto forma di un disco, un live, un romanzo e infine un film che arriverà nelle sale giusto in tempo per San Valentino. È il progetto QPGA, abbreviazione di Questo piccolo grande amore, che piacerà al pubblico dei più giovani, con cui Claudio Baglioni ha scelto di riproporre sotto forma di una complessa operazione multimediale quello che fu uno dei primi concept album della musica italiana. 15 canzoni legate fra loro per raccontare dal primo incontro alla fine la storia di un primo amore sullo sfondo di Roma. Ti amo davvero. Quell'album, ma soprattutto la canzone che ne porta il titolo, segnò il boom discografico di Baglioni, che però, come accade in questi casi, ha dovuto anche faticare per non essere identificato solo con quella sua maglietta fina. Dopo quasi 40 anni, Baglioni ha quindi fatto pace con la sua canzone etichetta. Chiaro che io già allora non sopportai l'idea che Piccolo Grande Amore si mangiasse tutto l'album, che per me era così importante, ma spesso si è mangiata anche tutta la mia altra produzione. Poi, per mia fortuna, insistendo, ci sono state altre cose, ma secondo me nessuno di quelli che fa il mio mestiere sopporta mai di essere etichettato per una cosa. Cioè, ogni volta, ogni titolo o spesso il titolo del giornale è Questo piccolo grande Baglioni, Questo piccolo grande concerto, Questa piccola grande storia, Questo piccolo grande raffreddore, pure quando un concerto viene rimandato. Allora, dopo un po', uno o si suicida da solo e dice: ma cosa ho combinato nella mia vita? Oppure cerca di spintonare. Guardate, la gran parte dei miei colleghi hanno, voglio dire, De Gregori con La donna cannone, De André con la canzone di Marinella, Fossati con La mia banda suona il rock. Cioè, c'è una letteratura intera di personaggi che alla fine non sopportano di essere fidanzati sempre con quella stessa cosa. Però io ci ho fatto pace. L'album uscito nel 72 torna con nuovi arrangiamenti, nuove canzoni e vecchi brani tirati fuori dal cassetto che a suo tempo rimasero fuori dall'LP e che Baglioni riproporrà anche in una tournée dal vivo. Del film, per il quale Baglioni ha collaborato alla sceneggiatura, sappiamo che è stata affidata a due giovanissimi attori esordienti e al regista finora televisivo Riccardo Donna. E a differenza di film come Notte prima degli esami, non ruberà solo il titolo ad una canzone famosa, ma racconterà l'esatta storia narrata nell'album. Ma perché riproporre oggi Questo piccolo grande amore? Non possiamo competere tutta la vita, quando dopo che comincia ad avere 40 anni di carriera, a chi fa la migliore canzone, a chi va subito in classifica, a quanti spettatori hai fatto, a quante cifre ti devi inventare ogni volta per dire che uno stadio era pieno e magari non era pieno, eccetera. Ma ti devi misurare, secondo me, con la tua capacità di gettare lo sguardo da un'altra parte, con la tua capacità di volo. Io credo che in tutta questa storia tutti noi voliamo, ma volano più che altro i protagonisti. Questa è una storia di gente che vola. Mi è venuto in mente il libro, ma un po' tutta la storia si apre con l'idea che tra il 70 e il 71 il mondo, tutto il mondo insieme, fece 20 anni. Tutti hanno compiuto 20 anni, ma i 20 anni significava la speranza, il sogno, e lo facevano tutti insieme. In seguito le persone hanno continuato a sognare, sogniamo tutti dalla mattina alla sera, ma sogniamo un po' più da soli. E lì invece c'era un sogno collettivo in cui, guardate, io non voglio parlare bene del 68, perché tra l'altro non ho neanche fatto, l'unica volta sono andato all'università, mi hanno dato uno schiaffo, non ho mai saputo neanche chi me l'avesse dato, però ho detto: questo sarà il 68. Ma non voglio parlare di quello, ma voglio parlare di un'epoca in cui la gente giovane ha avuto la dignità di essere così, non è stata più sfruttata, ha avuto sogni per loro e per tutte le persone che c'erano prima e che sarebbero arrivate dopo. Questo dopo non è più accaduto, sono stati anni terribili, anni confusi, anni quasi inutili, anni così svagati. A me piace raccontare questa storia, e guardate che non è dove, secondo me, a un certo punto il sogno si infrange nella politicizzazione. Ecco, io spero di poter raccontare quel passaggio dell'ultima generazione che ha veramente sognato tutta insieme e della prima bella grande storia d'amore che non dura tutta la vita, ma te la cambia per sempre. Sul romanzo, in fase di lavorazione, aleggia invece ancora il massimo riserbo, ma garantiscono dalla casa editrice sarà scritto di suo pugno da Baglioni e non da un ghostwriter.